Buongiorno e ben ritrovati al consueto appuntamento con le news da Asti e provincia. Sta facendo il giro di tutti i gruppi social la famigliola di un nutrito branco di cinghiali che si muove indisturbata sull'autostrada Torino-Piacenza. Significativa la foto scattata l'altro ieri sera da Alessandra da un automobilista che, rientro dal lavoro, si è trovata l'insolita famigliola davanti, mentre prende la corsia nord verso Asti. Ironia a parte, la presenza degli animali selvatici in autostrada è gravissima perché significa che vi è qualche falla nelle recinzioni che dovrebbero proprio riparare da queste immissioni pericolosissime per la sicurezza della viabilità in autostrada. Una cerimonia breve ma molto partecipata, quella che nella giornata di ieri si è tenuta al Tribunale di Asti per l'arrivo di 3 giudici di prima nomina, che da lunedì saranno a servizio della giustizia astigiana. Sono giovanissimi e hanno ascoltato la formula di presa di possesso dell'incarico letta dal presidente del Tribunale Giancarlo Girolami, affiancato dai colleghi Alberto Giannone e Francesca Di Naro. Da lunedì, nelle aule penali e civili, ci saranno i volti nuovi di Roberta De Matteis, Matteo Bertelli Motta e Giuseppe Amoroso. È in programma oggi l'uscita di una nuova edizione commentata della vita di Alfieri, pubblicata da Feltrinelli nella fascia economica e stata curata da Carla Forno, direttrice della Fondazione Centro di Studi Alfieriani. E con questa notizia è tutto, un saluto e un ringraziamento da parte della nuova provincia, Asti e il suo giornale.